Siamo alla quarta data della seconda edizione del Maledetti Multi Fest e io vi racconto un attimo qual è la pensata che sta dietro a questo festival di fumetti. Questo festival è nato l'anno scorso, anzi direi proprio all'incirca un anno fa facevamo la nostra prima data e l'idea è quella di cercare di portare il fumetto in dei posti, in dei luoghi in cui il fumetto non è abituato a stare, in qualche modo portarlo fuori dalla porta di casa. Questo per inseguire in qualche modo una tendenza che il fumetto degli ultimi anni ha portato alla luce, cioè in qualche modo grazie ai social network, alle nuove tecnologie, eccetera, il fumetto in qualche modo ha smesso di essere proprietà di una piccola elite di fumettari professionisti e si è aperto anche a chi appunto il fumetto lo usa in modo diverso. E quindi per inseguire questa pensata abbiamo deciso circa un anno fa, io e Claudio, di organizzare questo festival che ormai ha raggiunto la seconda edizione. Il nome deriva proprio da un hashtag che Claudio usava per sponsorizzare il suo penultimo ormai libro, che è Leggere i fumetti, è una guida a fumetti su altri fumetti, consigli di lettura. E niente, io direi che posso lasciare la parola a Claudio Nova e vi auguro una buona presentazione. Ciao a tutti, un applauso ultra meritato a Carlo. Oggi ci lascia. Versiamo tutti una lacrima, nel senso Carlo che ha ideato, la sua volontà è stata il motore principale della nascita di questo festival e a momenti, anche se è tra un sacco di tempo, ma continua a dire che questa sarà l'ultima presentazione che farà per un po', perché ha avuto tutte le fortune universitarie possibili e andrà a Parigi per un bel po' di tempo quest'anno. Un applauso per Parigi! Per cui chissà, cioè, la prossima volta del Maledetti Fumetti potrebbe essere senza Carlo e quello sarà un disagio enorme per Parigi. O a Parigi, esatto. Potrebbe essere a Parigi, infatti Carlo pensaci, potrebbe essere a Parigi. Mica male. Per me è più vero, le ore di treno sono quelle. È vero, ragazzi, non c'è. Parigi. No, è che dove lo prendi l'aereo a terra? Da nessuna parte, dove prendo l'aereo a terra? Abbiamo la ruota a malapena. In delta plana, Parigi, sarebbe molto romantico. Ok, ciao a tutti, vedo anche un po' di facce che non sono comuni al giro del Maledetti Fumetti Fest, questo è molto bello. E molto preoccupante. Cioè gli altri se ne sono andati tutti, no, ma ci sono anche facce ricorsive, no, direi che va tutto, fino a qui tutto bene. E per cui, come alcuni di voi sanno e alcuni no, il Maledetti Fumetti Fest si caratterizza intanto per una roba, non rimanete delusi, ma per la brevità della chiacchiera che faremo adesso, che serve giusto a spezzare il ghiaccio perché poi si crei un rapporto più informale con l'autrice che abbiamo voluto invitare oggi. E per chi è stato in più date vedrete che anche se sembriamo un po' schizofrenici e invitati, però un piccolo filo conduttore c'è, e nel senso appunto Carlo ha provato un po' a spiegarlo, ma anche a presentare questa nuova generazione di autori che si muove in modi anche strani rispetto ai vecchi arnesi del fumetto, tra cui sentirmi integrato io, nel senso persone che hanno esordito in modi diversi, eccetera. Io il mio primo ricordo di fumetti, così andiamo a bomba, di Nova che ho visto in giro sono stati dei botte risposta su Facebook a fumetti con zero calcare. Com'è andata? Ma in realtà era in una maniera molto, molto informale, nel senso non c'era nessun pensiero di marketing dietro, è stata una cosa molto divertente che abbiamo fatto tra di noi e abbiamo deciso di metterlo online, non è stata assolutamente pensata. Io esistevo online già prima di quello, però giustamente... Ma con un altro nome? Con un altro nome anni e anni fa.
Però sì, in realtà c'ero già, ma ovviamente quando poi ti confronti con la persona che ha un grande riscontro col pubblico vieni scoperto. Però era una cazzata che facevamo tra di noi a livello molto informale su Messenger e abbiamo deciso di renderla pubblica, è stato divertente così. E abbiamo scoperto che in realtà funzionava, cioè che era divertente pure per terzi, oltre che noi, che non eravamo psicopatici solo noi, ma anche altra gente. Cioè siamo psicopatici in tanti. E questo è stato. Però non è stato molto pensato oltre a questo. Abbiamo detto più di una volta, continuiamo a fare questa cosa, è divertente, bla bla bla, la gente piace, però per realtà non abbiamo fatto perché siamo dei cazzoni, fondamentalmente. Beh, c'è anche proprio nelle tavole, c'è lui che dice io ci ho da lavorare, tu produci troppo. Non posso starti dietro. Sì, era esattamente quello che succedeva. Cioè gli mandavo una vignetta divertente e lui diceva no, resto in consegna, cioè non rompermi il cazzo. E dunque, da questi esperimenti, com'è nata la cosa di fare un libro? Poi, è nata prima, durante, dopo? È nata prima, quando ci sono stati gli scambi di vignette, in realtà eravamo entrambi sotto consegna, era questo che lo rendeva così pericoloso e divertente. No, in realtà avevo fatto la mia proposta a Bao l'anno precedente, quindi eravamo tutti e due sotto consegna per lo stesso periodo, per due libri differenti, ed era la distrazione, diciamo. E per cui com'è nato il progetto del libro allora, che è nato prima? Il progetto del libro è nato in modo convenzionale, nel senso ho mandato il mio soggetto come si manderebbe un curriculum, ho provato a mandare una sceneggiatura a una casa editrice, io facevo tutt'altro, facevo la cameriera a Copenaghen. Ho deciso di provarci, ho detto se va bene torno in Italia e mi dedico per un anno a questa cosa. E così ho fatto, cioè mi hanno accettato non il progetto che ho mandato ma un progetto successivo, perché poi è stato... Ah, è nato interno. Sì, poi. Sì, però è stato proprio come mandare una candidatura, come mandare un curriculum a qualcuno. Mi sono proposta ed è piaciuto quello che ho proposto. Sei troppo sintetica. Allora, stavo non ti brucia le domande? Anche Barbie Copenaghen. Di solito mi bruciano le domande. Il ristorante indiano dove la gente mi ordinava e non capivo che cazzo mi stavano a dire, perché già dovevo parlare inglese, più parlavo in inglese di cose indiane, ma che cazzo, cioè non lo so. E quindi a volte inventavo cos'era il piatto. Questa non è una cosa positiva, non lo fate. Ha funzionato a modo suo, poi ho smesso. Siamo in un ristorante, forse non è dire questo. Non mi assumeranno. Esatto, quindi hai perso un posto là. Dai, ok, calde le ripetizioni se le tiene sempre calde lì, ricordati che tutto ciò potrebbe essere. Io sono pessima cameriera, però. Ok, Stelle o Sparo è il libro che presentiamo oggi, è l'esordio di Nova, ed è un romanzo di formazione, no? Diciamo, come cioè, classicamente inteso, ed è la storia di un viaggio, non capisco se più o meno, cioè di sicuro c'è dell'autobiografia, sì, ma c'è dell'autobiografia. Non so se tu sei stata in Grecia con sono stata in Grecia con la mia amica, sì, la ragazza è descritta in maniera abbastanza corretta, nel senso sono stata, beh, lei si è lamentata del fatto che non gli ho fatto il naso abbastanza grande, lei ci teneva ad avere il naso più grande e non l'ho fatto e quindi lei si è risentita. Però sì, è una storia parzialmente autobiografica, poi ovviamente c'è molto di romanzato, perché se fosse stata autobiografica e basta sarebbe stato noioso e le persone, cioè il lettore secondo me si sarebbe immedesimato meno leggendolo. Quindi ho cercato di renderlo un po' come un'esperienza universale. Però sì, parte da un'esperienza autobiografica, da una parte della mia vita che era come racconto, cioè da pensieri che facevo in quel periodo della mia vita, da riflessioni che facevo in quel periodo della mia vita e da risoluzioni che ho preso, che sono venuti da quel viaggio in particolare, sì, in Grecia. Allora, nel libro allora, vorrei chiederti parecchie cose, però voglio anche mantenere la promessa della brevità delle nostre presentazioni. Allora, intanto, magari anche per chi c'è e che magari non l'ha letto, se riusciamo, senza troppi spoiler,
difficilissimo. Capisci, lo so. Però non mi azzardo io perché so che direi subito cose troppo. E, però sì, riusciamo a spiegare. Allora, che gli racconta questo libro? Premesso che sia un'esperienza parzialmente autobiografica, è un viaggio che una ragazza fa in un momento della sua vita in cui si sente di mettere in dubbio il senso stesso dell'esistenza. Persone che incontra all'interno di questo viaggio aiutano a fare un filo più chiarezza su questa sua situazione. Questo è quello che riesco a elaborare senza spoiler. Che è un grosso problema. Ho smesso di fare le recensioni dei film perché cazzo non so, capace proprio, cioè che come si fa? Non so. Gli dici il colpo di scena. Come finisce, vedi come c'è, cioè, non si può fare. Ok, allora astraiamoci un attimo dalla storia. Dalla storia, okay. Dal contenuto. Una cosa che mi è piaciuto molto e che voglio sinceramente capire come te la gestisci. Vai. È il segno grafico. Ok. Che scegli? Ci sono delle ispirazioni? Come lo fai? Perché ti ho vista anche su Facebook, tra tavoletta, non tavoletta. Cioè, come l'hai fatto? Proprio materialmente. Sì, materialmente. Allora, tecnicamente io faccio le matite a mano e poi lavoro a computer, perché sono di quell'era sfortunata prima dei nativi digitali e quindi ho delle difficoltà. Della carta. Sì, ho bisogno della carta, è tremendo essere nati negli anni 80. Però inchiostro il computer. Sì. Perché io sono ancora più vecchio, inchiostro pure sulla carta. Sì. No, io inchiostro, ecco, l'ibrido di merda che proprio non ha senso, che ci estingueremo perché siamo inutili. Però sì, faccio le matite a mano. Per il momento, per però questo venderai un sacco di originali. E gli altri no. No, perché fanno cacare gli originali, non posso venderli. Ma anche quelli di zero calcare non sono bellissimi, ma li vende lo stesso. Ti ha fatto una mostra. Ti manca un attimo, dai. Saluta Michele Zero Calcare. Sempre i nostri cuori. Qualche diretta. No, anche perché io appunto sono un vecchio arnese, per cui anche capire che riferimenti ti davi, che fumetti leggi, cioè, o quantomeno che fumetti leggi inerenti a quello che poi hai voluto fare come autrice. Allora, graficamente ovviamente ci sono delle rielaborazioni, ovvero copiature, di tutto quello che uno legge e che ovviamente spiace. La maggior parte delle persone mi ha detto c'è qualcosa che ci ricorda Zero Calcare. È vero, sicuramente, perché Zero Calcare lo leggo, nel senso abbiamo lo stesso bacino culturale, italiano, siamo nati, lo so che sembra mio nonno, però siamo nati a un anno di distanza, quindi in realtà abbiamo... Ah, viene più in mente tipo Jamie Hewlett, Gorilla? Certo, ovvio che sì, no? Ovvio che sì, però è sparare, una capra sparare ancora, okay? Un botto in alto, però, Jamie Hewlett, cioè, sicuramente. Sai chi è, insomma, certo, cioè, ecco, sì. Sei... E Taio Matsumoto, sì, che è il mio, cioè che è quello che mi denuncia se vede le tavole, dice, ah, vabbè, copiato, è lui. E... italiani, che ha dormito a pensare. Però sì, c'è questa schizofrenia, cioè una tavola è diversa dall'altra, quindi in realtà ci sono molte persone che mi potrebbero querelare, sì, tante. E... credo che riaffiori un po' tutto quello che uno legge nella vita, che ti piace, e poi nel segno grafico tendi a riproporre. Vabbè, ma la storia dell'arte, ragazzi, cioè funziona così, non è che mi denunceranno proprio. No, ma infatti io non avrei paura delle denunce. No, secondo me è molto bello invece come sei riuscita a amalgamare, ma cioè poi non voglio neanche tu, non è derivativo il tuo lavoro, cioè di sicuro crei qualcosa di nuovo con quello che stai facendo. E soprattutto una cosa che magari in un libro di esordio non è così consueto vedere, riesci a tenere dei registri narrativi molto differenziati, no? Cioè perché c'è l'onirico, c'è il racconto del reale, appunto, cioè ci sono varie ispirazioni e che però riesci a tenere con il timone che ti porta dalla fine della storia, ma questo dovresti dirlo tu e non io. Ma in realtà questa cosa è stata super casuale, nel senso che l'ho tenuta insieme, sì, forse, non lo so. Io l'ho letto ieri, l'hai tenuta insieme. Sì, l'ho tenuta insieme. Però è stato abbastanza sperimentale come struttura di tutto il libro, che appunto è così variegato, perché un giorno stavo sull'orlo del suicidio e il giorno dopo ero euforica, quindi
credo che si Vede. Si veda, lo so. Però sembra fare parte cinicamente. Sembra una cosa super controllata, in realtà sì. Io ero sul bordo del suicidio molto spesso. Quindi sì, cercherò di controllarla un po' meglio in realtà, però è come quando nei film dei supereroi scopri di avere il superpotere e non lo sai usare all'inizio, cioè capisci che fai le cazzate. E quindi fai una strage di spacchi muri e cose. È stato esattamente così. Sono riuscita a dargli più o meno la forza, cioè per me riuscire a consegnare questo libro è stato un grosso traguardo. Non era affatto scontato. Poi ci sono le parti quelle tutte scritte, ci sono delle parti tutte che scritte, è molto ragazzi. Strano, no, oggi trovarle, no? È super strano, un sacco di gente mi ha detto: ma perché hai scritto così tanto? Non lo so, io non lo so perché ho scritto così tanto. Però sappiate che ci sono delle pagine intere che sono totalmente dai, scritte. Sono due, quindi dai, due, quattro, cioè una roba del genere. Vabbè, comunque. E anche se, no, però perché io dico quattro, perché quando tu dici parti scritte penso a quelle con il lettering in aria, denso, no? Sì. Non considero allo stesso tipo il lungo testo finale, che no, è scritto vabbè, invece è con le tipo, sì. È più. E però ho una domanda anche su quello poi alla fine. Però un sacco di gente sulle parti super scritte mi ha detto: ma come mai qui si è vista la differenza tra chi è abituato a leggere i libri e chi è abituato a leggere i fumetti? Perché chi è abituato a leggere il libro se la colla una pagina scritta, e chi è abituato a leggere solo i fumetti dice: che cazzo ha scritto tu? E niente, è scritto un sacco, quindi se vuole, io spero che esca un giorno la voce su Wikipedia dove c'è il riassunto, così chi non vuole leggersi tutto il fumetto. Io per chi non ha letto mi sento veramente di cuore di sdrammatizzare questa roba, perché cioè veramente si parla di quattro pagine con delle tre sonone in tutto l'arco del libro, cioè ci sono libri che non è questo, ecco, come dire. Quindi sì, non è assolutamente disequilibrato su queste cose. Per cui tu avevi fatto la sceneggiatura vera e propria? Dovrei dire l'hai detto tu, no? No, l'hai detto tu che hai consegnato. Che cosa ti hai consegnato all'editore nel tuo curriculum? C'era il soggetto. Ah, per una paginetta? La sceneggiatura vera e propria era fatta su alcune parti, su altre parti era totalmente il caos. È sbagliato lavorare così, però è così che è stato fatto questa cosa. E non... sì, vabbè, è il primo libro, ragazzi, ci ho fatto tante di quelle cazzate su questo. Sì. No, non c'era una scelta. Non c'era. No, non c'era. Io sì, cioè, se tu apri dici qua era disperata, qua no. Cioè, si nota dove ero disperata. Io sono un tifoso di quando c'è l'autore unico della sceneggiatura, nel senso che. No, io non più, ho perso la vita per la prossima volta la sceneggiatura. Sì. Scrivo tutto, ma che siamo pazzi. Secondo me non lo farai. Non lo farò, però vabbè, Secondo me non andrà così. Lasciami sognare. Nel senso, come abbiamo anche detto varie volte nei maledetti fumetti, eccetera. È bello quando c'è un autore unico che i fumetti si facciano fumetti, no? Sì. Cioè per cui non ci sia il primo scritto, poi l'ultimato, eccetera, ma però il lavoro comodo, sia a livello di organizzazione è molto più comodo. Infatti nasce per il fumetto industriale, quel tipo di organizzazione, no? Cioè, giustifichiamo tutto con l'arte. Wilson McGay dubito che si scrivesse, no? Cioè come cosa. Ho pianto mentre facevo questa cosa. Questo è molto bello. No. Non per te. Non voglio lanciarmi in discorsi troppo. Ma i personaggi che tu incontri. Perché nel libro, cioè appunto, è questo viaggio, queste due amiche, di cui una particolarmente in crisi che. Sì. Possiamo pensare vagamente sia sì. Tu, così, vagamente, perché non è lei, cioè ha un altro nome. Tu non mi hai detto che sono io. Esatto, cioè, è un personaggio fictizio di questo libro. Però queste due ragazze che decidono, cioè che una decide di salvarti portando salvare l'altro personaggio, portandolo un po' in giro in Grecia, così. E poi in Grecia conoscete gente, no? Cioè sì. Vedete gente. I personaggi non sono reali. Spero che quello dei videogiochi. Spero per loro, tra l'altro, non sono reali. Sì. No, non sono reali, però sono tutti quanti ispirati a delle persone che in realtà ho avuto modo di conoscere, nel senso sono un mix di tanti personaggi che sono realmente esistenti. E che hai incontrato lì o che ho incontrato nel corso della mia vita, per... non lì. Cioè okay. Questo viaggio è stato veramente molto 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 scarno, nel senso che su un'isola così piccola c'è ben poco.
cioè poi puoi avere molto spazio per dei ragionamenti, ma in realtà poi oggettivamente hai messo insieme cose sì. della vita, insomma, sì, sì, sì. Cioè l'unica cosa che pensavo quando stavo davvero in questo viaggio era che l'architettura delle case era molto semplice, erano dei cubi, e quindi ho pensato, cazzo, io non so fare nulla di prospettiva, un giorno se faccio un libro lo faccio in Grecia, che sono dei cubi, è una macchina. E infatti, è solo so un cane in prospettiva. Per cui il prossimo è New York. Che fatica tantissimo. Sta sciogliendo il ghiaccio, non posso permettere. Infatti non stai bevendo niente, beh. È una bella frase. Per cui tutto ciò è inchiostrato a tavoletta. E il lettering? A mano, ma è più. Ma a mano dove? In sulla tavoletta. Sì. Non me lo chiedevo perché ti voglio copiare. No, ma è più. No, ma che sei pazzo? Andavo in psicanalisi proprio questa cosa lì. Che brutto. No. Cioè scrivi un po' tutto il libro a mano, ragazzi, una cosa del 1800, non si usa. Beh, però c'è chi autorevole dice che invece i fumettari io piangevo. Gli unici dovrebbero farsi il lettering a mano, io non l'ho mai fatto. Hai fatto bene! Però c'è cioè, una scuola di pensiero anche molto, molto io ho ogni S e bestemmiavo invece, quindi il conteggio delle bestemmie è alto. Allora, ti faccio una domanda sul senso in generale, cerchiamo di non fare troppi spoiler, eccetera, però... Allora, stelle o sparo, no? È anche la frase con cui si chiude il libro e si chiude alla fine di un discorso scritto, però scritto con le lettere in mano. Scritto in mano. Per cui secondo me anche il lettore lo percepisce in modo diverso da quelle cose scritte. Percepisce in aria, le mie lacrime, sì. E mi sembra risolversi in una... Siamo a Padova, no? E abbiamo una storia difficile qui anche di certe simbologie o cose del genere. Stelle o sparo mi sembra riprendere una cosa, un motto che qui a Padova esiste e che è stato del vogliamo tutto. Ok. Al singolare. Ok. È vero? Voglio tutto? Cioè voi avete un motto che si. Vogliamo tutto, è un libro di Balestrini, sono tante cose, cioè è uno slogan politico. Sì, 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 assolutamente. E che però. Vedendolo un'autrice giovane che oggi esordisce con un libro così senso, sì. E cioè esatto, no? Cioè fine con stelle o sparo, una specie di rapina, no? Esatto, esatto, che però è al singolare, no? Sì, esatto. Cioè come cosa tu senti una sincronia o asincronia con un qualcosa di collettivo rispetto a questo vogliamo tutto, sì, voglio tutto. È corretto, è come se fosse una specie di rapina nei confronti dell'universo, cioè dammi tutto. Faccio un delirio. È esattamente questo. Sei troppo sintetica, ma per cui l'intervista sta andando. Allora, quando lavoravo al ristorante. No. Una cosa che mi ha colpito, perché è una caratteristica sempre dei maledetti funky fest, che soprattutto chiaramente Spataro è un amico, Spataro l'avevo letto il suo libro, cose del genere, eccetera. Okay. Però la maggior parte degli autori che abbiamo invitato qui in questo contesto sono persone che anche io la maggior parte non conoscevo personalmente, così, per cui proprio vi scopro attraverso le storie a fumetti e le poche cose che riesco a rintracciare online, eccetera. Una cosa che mi ha colpito, e per cui mediamente i libri che presento li leggo veramente, anche per queste memorie, sai che possiamo perderle in vari modi, ieri. Li leggo veramente molto prima, molto poco prima della cosa. Bao mi è arrivato l'altro ieri, per cui per cui ieri l'ho letto. E una cosa che mi ha colpito, che però non so né se sia volontaria e mi inquieta un po' come spirito dei tempi, ma ecco. Credo che tu mi darai una risposta che mi galvanizzerà. L'ultima pagina, sì. Che spoiler. Non possiamo leggere perché appunto è un mega spoilerone. Sì. Come sembra scritta al maschile? Si sembra scritta al maschile, gender fluid, perfetto. Non so, si sembra scritta al maschile? Dacci le turiste straniere. Ma perché è rivolta a una divinità? Ma che desiderio è. No, non dimmi so, perché a me, scritta al maschile. A me ha colpito. È possibile, cioè io non è che ho un'identità fortissima femminile, nel senso, non so esattamente la principessa
è plausibile che tu la percepisca come maschile, però forse è darci le turiste straniere che mi ha fregato, ma non spoiler, non avete sentito. No, darci le turiste straniere è una frase da cartolina comune, no? Troppo ubriachi per tornare a casa, cioè rispetto al libro, no, però rispetto al libro. Ok, ho capito quello che vuoi dire. Due donne protagoniste, così, papà, il finale che mi è molto piaciuto, come il libro e tutto, però mi ha fatto specie in questo testo finale vedermi tutto declinato al maschile e io volevo chiedere, è tutto declinato al neutro, che, nel senso, che il neutro italiano corrisponde col maschile, sì, quindi conseguentemente se vuoi fare una frase scritta in maniera neutrale viene fuori scritta al maschile, giusto? Sì, sì, sì. E di conseguenza è questo, non è volutamente scritta al maschile. Anche se in realtà non mi muovo praticamente, ma il prossimo protagonista del merito. Ma a me è una cosa che io ho sentito differente dal resto, no? Cioè, ma mi è piaciuto tutto. Però, no, però cioè, era inteso che fosse universale, sì, non sì, era sì, inteso sì, che fosse una maschile. Sì, 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 sì. Sì, però forse è un'astrazione che non c'era prima, no? Okay. Non lo so, cioè come... È possibile, se fosse ma non così. È un difetto, cioè... No, ma se fosse così, cioè sarebbe veramente vero il mio essere, quindi... Io mi ricordo ieri mi ha fatto specie, quando sono arrivato alla fine, tra l'altro in realtà che Carlo aveva già spoilerato il finale sul suo Instagram, perché l'avevo già letto. Ma ti pare, ma che cazzo! L'avevo già letto, cioè... Come cosa... E per cui vedere che il libro mi portava lì mi ha un attimo ieri detto, come mai? No, voleva essere, era inteso come universale, non era inteso come maschile. Ok. Anche perché sarei schizofrenica, quindi io ma mi sembra che... Che sono schizofrenica, voi mi fate presto. Sì, 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 sì. Esatto. No, progetti fuori in futuro? Sì, sto lavorando. Io li so già, però me li ha raccontati il tuo editore a Treviso, così perché... Sto lavorando al secondo libro. Che sarà molto diverso, perché basta con queste cose romantiche, mi sono rotta il cazzo io stessa, figuriamoci. Quindi sarà una cosa radicalmente diversa. Ma due parole non le diciamo, no? Discount horror. Sì, e invece no! E qui c'è l'originalità! Oh, eh? Beh. Non ci sono gli zombie, clamoroso! Mi dispiace un botto. Dai, alla fine c'è la mia cosa preferita. Cioè, secondo me lo zombie ce lo metto. Che brutto! Sono come il prezzemolo. Sì, discount ci sta. Però questo. Quando lavoravo nel ristorante. I zombie sono nello strano. Io non so, io sarei quasi anche soddisfatto visto che bisogna tirare. Anche perché hai fatto il triplo di domande che fai di solito. Hai fatto il triplo delle domande. Esatto, che fai cioè, e per avere la stessa durata, cioè non funziona più. E saluto faccia notte. Per cui io direi che se non ci sono c'è qualcosa che volevi dire che non hai detto. Saluto la mia mamma. Ciao mamma. Io direi che potremmo anche appropinquarci a quel momento in cui poi si beve una cosa tutti insieme e lei dedica i libri e cose del genere, no? Cosa dite? Ci sentiamo soddisfatti? No, ma se c'è qualcuno c'è qualche domanda? Ma io evito sempre questa cosa e dico venite, ho messo in imbarazzo, venite a bevi una cosa con Nova e vi domandate quello che volete. Ah, non volevo al pubblico ancora come a scuola, ma... Allora, quando lavoravo al ristorante? Ma però possono venire qui e gli faccio la domanda diretta io. Vabbè, scusate, non pensavo di mettermi in imbarazzo. Fai guarda, il tuo spritz non è calato neanche di 5. Ma hai fatto parlare, cioè non lo so. Guardato anch'io, ma guarda qua. E per cui io vi ringrazio per aver avuto la pazienza. No, cioè Carlo ha fatto male. Ma già, sì. Va bene, allora. Io credo che la gente che c'è qui a vedere le facce lo sappia, ma c'è questa ritualità delle presentazioni di fumetti, per cui l'autore dedica col suo sangue, dedica con la sua anima, disegnando sul libro, eccetera. Per cui direi che apriamo questo momento qui, che è una caratteristica di questo festival, appunto, di creare dei momenti informali con gli autori dei fumetti. Per cui grazie per esserci stati. Ciao Carlo. E apriamo lo spazio di denti. Ciao cari.